Caldoro, vieniti a fare una camminata all'improsta. Non arriva il rinnovo del presidente del consorzio di ricerca applicata all'agricoltura, di conseguenza non si convoca il CDA da settembre e non si possono rinnovare i contratti per 18 lavoratori a tempo determinato che diventano 40 con gli stagionali. Di qui la protesta di questa mattina davanti alla sede dell'azienda Improsta con blocco del traffico a Singhiozzo. Concretamente c'è la possibilità che adesso i contratti non vengano rinnovati. Ci dicono che in Regione Campania vogliono, come dire, ritengono questa azienda pubblica. Guarda, se l'azienda è pubblica va da sé che, facendo riferimento al decreto nazionale, chiaramente i lavoratori sarebbero automaticamente, i contratti di questi lavoratori sarebbero automaticamente rinnovati fino al 31 dicembre 2016. Viceversa, se sono ritenuti, se questa azienda è ritenuta privata, va da sé che i contratti automaticamente, visto che non ho lavorato per più di 36 mesi consecutivi, i contratti verrebbero prorogati a tempo, trasformati a tempo indeterminato. A noi i tavoli trattativi non ci interessano, noi vogliamo un decreto immediato, se no da qua non ci muoviamo e continueremo fino alla fine. C'è chi non crede più nelle mediazioni, ma il sindacato non ha alternativa alle vie ufficiali. Si aspetta una convocazione in prefettura e si auspica l'intervento del presidente Caldoro. Sindacati che, oltre a denunciare il rischio della perdita di 40 posti di lavoro, denunciano anche il danno che subisce un'azienda dalle grandi potenzialità. Ma una struttura come questa, che dovrebbe essere un fiore all'occhiello e dovrebbe essere un punto di riferimento per l'agricoltura della Piana del Sele, continua praticamente ad essere bistrattata. Questa è la dimostrazione che a livello regionale non c'è una regia, non c'è una governance per questo settore. La cosa incredibile è proprio questa. Non si può continuare a mantenere una situazione di questo tipo. Allora, la regione deve uscire fuori da questa impasse, deve dire che cosa vuole fare di questo settore e come vuole riformare e investire su queste attività. La prefettura e la regione si stanno confrontando per cercare di avere un tavolo, però ovviamente non arriverà in giornata.